Sono stati presentati oggi, 24 luglio, a Palazzo Loggia gli interventi di riqualificazione dell'area dismessa, ex Ibra, e che si estenderanno nei quartieri di Monpiano, Casazza e San Bartolomeo. Risistemazione di piste ciclabili, marciapiedi, rotatorie e tante migliorie per la viabilità e sicurezza dei bresciani. Ai nostri microfoni il sindaco di Brescia e Emilio Rendoni. Sono interventi strutturali dove intere vie che noi conosciamo come quasi tangenziali diventeranno finalmente delle vie urbane con nuove alberature, con la ciclabilità in protezione, con marciapiedi ovviamente sistemati, con nuova illuminazione pubblica, con semafori a chiamata, cioè finalmente interventi che riguarderanno via Oberdan, che riguarderanno via Triumplina, riguarderanno via dello Stadio, riguarderanno via l'Europa e molte altre vie interne al quartiere di San Bartolomeo, di Casazza e di Monpiano. L'obiettivo è quello di un nuovo approccio alla mobilità, soprattutto alla mobilità ciclopedonale, a tutela del pedone, a tutela del ciclista, a tutela della mamma, a tutela dell'anziano e soprattutto andranno anche ad intervenire sulla qualità urbana nel suo complesso. Quindi un intervento che vale circa 4 milioni e mezzo di euro, molto importante, molto significativo, che cambierà il volto della zona nord della città, così come è già accaduto nella progettazione, poi sarà così nella realizzazione per l'accesso a ovest e l'accesso a sud. Completata entro l'anno, cioè entro il 2017, penso per esempio a Via dello Stadio, ad alcune rotatorie in Via Oberdan e in Via Triumplina, e una seconda parte tra la primavera e l'estate del 2018. Cioè entro sostanzialmente poco più di un anno i 4 milioni e mezzo di euro di investimenti sulle aree di ciclopedonalità e di mobilità delle zone nord dovranno essere completate.